Da una parte gli animalisti. Dall'altra la polizia. In mezzo, 9 suini destinati al macello a causa dell'allarme che va avanti da mesi in provincia di Pavia per la peste suina. Una situazione molto delicata perché si tratta di una malattia virale contagiosa e letale per gli animali che mette a rischio gli allevamenti e la filiera che ne deriva. Ma non solo, mese fa era stata aperta un'indagine perché un allevatore e veterinario non avevano segnalato i primi casi sospetti animali avvenuti all'inizio agosto, provocando così un'epidemia peste suina. Nel rifugio, progetto Cuori Liberi, di Zinasco da alcuni giorni diversi animalisti custodivano 10 maiali per evitare che venissero uccisi. Ma proprio a Zinasco, dopo i primi casi segnalati a giugno, sono stati rilevati 2 focolai della malattia. L'intervento, la tensione con gli attivisti polizia e carabinieri sono arrivati sul posto con una decina di furgoni, diverse auto in tenuta antisommossa. Hanno sgomberato il presidio. Ci sono stati momenti di grande tensione prima che venisse eseguita l'ordinanza dell'ASP Pavia. Durante gli attacchi della polizia sono rimasti feriti 3 attivisti. Gli operatori del 118 li hanno soccorsi sul posto. Una volta rimosso il picchetto, i veterinari dell'ATS hanno potuto entrare. Uno dei maiali era già, probabilmente a causa della peste suina. Agli altri era stata fatta un'iniezione letale. L'ATS spiega che i pochi suini ancora presenti nell'epidemia di peste suina africana diagnosticata all'inizio di settembre nel rifugio sono stati abbattuti. La peste ha colpito 40 suini presenti presso l'associazione, la maggior parte dei quali sono già nei giorni scorsi, e che il virus colpisce suini e cinghiali ed è molto resistente nell'ambiente. L'uomo può diventare veicolo di trasmissione e diffondere la malattia. Infezione in tutto il territorio se non vengono rispettati rigorosi standard di biosicurezza. Le attività di eradicazione della peste suina africana sono essenziali per combattere la circolazione virale e salvaguardare tutti i suini, siano essi allevati per uso alimentare o allevati allo scopo di coccolare. Per questo, da metà agosto, nel Pavese sono stati uccisi oltre 33.000 suini in 8 diversi focolai. Animalisti, abbiamo solo chiesto più tempo, prima che fosse riscontrato il focolaio Cerano 38. Maiali, spiega Sara D'Angelo, coordinatrice della rete dei santuari liberi animali in Italia. Poi hanno riscontrato un focolaio di peste suina dopo la morte di 2 maiali. Basta un maiale per ordinare l'eliminazione, l'uccisione di tutti gli altri. Abbiamo chiesto test, qualsiasi cosa, per aumentare la biosicurezza. Un sequestro permanente, sedersi a un tavolo ma niente. Alcuni maiali sono sempre stati bene, altri si sono ammalati. Il rifugio è a 3 km dall'allevamento. Quel signore che non denunciò la morte di 400 maiali. Peste. Le acque reflue di queste fattorie venivano riversate nei campi. Le persone muoiono di peste, ma non necessariamente.